Buonasera e benvenuti a questa prima puntata di Sim Senza Frontiere. Stasera parliamo di sport. Un particolare ringraziamento al sindaco Ding che ci ha fornito luogo, attrezzature e i partecipanti. Cominciamo il nostro giro con uno sport che a me piace molto. L'equilibrio sul tronco. Questo sport è nato tantissimi anni fa nelle più alte montagne del Regno Sim. Il gioco consiste nello stare il più possibile in equilibrio su un tronco che gira, senza cadere in acqua. Cadendo in acqua si perde la partita. Il gioco può contenere due o più partecipanti per una partita combattutissima. La pallacanestro, conosciuta anche come basket, abbreviazione del termine inglese basketball, è uno sport di squadra in cui due squadre di 5 giocatori ciascuna si affrontano per segnare con un pallone nel canestro avversario, secondo una serie di regole prefissate. È nato e si è sviluppato negli Stati Uniti d'America nel 1891, grazie all'idea di James Naismith, medico, insegnante di educazione fisica canadese. Dalla fine del XX secolo, la pallacanestro si è diffusa in tutto il mondo, grazie all'attività di propaganda della Federazione Internazionale Pallacanestro, fondata nel 1932. Il calcio è uno sport di squadra nel quale si affrontano due squadre composte ciascuna da 11 giocatori usando un pallone sferico all'interno di un campo di gioco rettangolare con due porte. Il gioco è regolamentato da una serie di norme codificate e il suo obiettivo è quello di segnare più punti, detti gol o reti, dell'avversario, facendo passare il pallone fra i pali della porta avversaria. Di origine arcaica, la sua affermazione moderna e codificata si ebbe in Inghilterra, nella seconda metà del XIX secolo e da allora si diffuse dapprima nel resto d'Europa e in Sud America e poi in tutto il mondo. Il pattinaggio a rotelle è uno sport molto antico, inventato da un ignoto per una esibizione in un palco londinese nel 1743. L'evoluzione fu lenta ma ha portato alla creazione di un supporto per le scarpe dotato di 4 rotelle con un perno anteriore per frenare. Questo sport consiste nel fare esibizioni comprensive di tante tecniche per un successo strepitoso. Il bowling a 10 birilli, comunemente chiamato bowling, è uno sport molto praticato specialmente in America che trova anche in Europa molti estimatori e campioni. Il gioco consiste nel colpire il maggior numero di birilli, su un totale di 10, con una boccia dal peso variabile provvista di 3 fori nei quali vanno infilati il dito pollice, il medio e l'anulare. I birilli sono disposti a fondo pista. La partita si gioca in un numero libero di giocatori, sulla distanza dei 10 turni. Ogni turno di gioco può prevedere due situazioni: o l'abbattimento di tutti i birilli, oppure l'abbattimento parziale degli stessi. Ora, 30 secondi di pubblicità. Yamato, Sosti, Tomba, Sinaga, Perabus, Baba, Nit, Chimfa, Chinchi, Chinchava, Tea, Fueyacha, Atre. Just come out of the Nipa Tose? Do I love? Step from the Levitan.
Front or back? Oh, really? Mentality. Give him a lead off. Viva Tan Solo? Carla! Drama. Il biliardo è un gioco complesso e di origini molto antiche, che oggi è corretto definire disciplina sportiva a tutti gli effetti con l'organizzazione di tornei internazionali e campionati del mondo per singola specialità. Il gioco è svolto in un campo rettangolare circondato da sponde e la cui superficie è ricoperta da un caratteristico panno morbido. Si gioca utilizzando delle bocce sferiche dette biglie o biglie. Le biglie sono mosse tramite l'uso di un'asta denominata stecca. Questo gioco invece è il tiro con l'ascia, nato contemporaneamente alla gara dell'equilibrio sui tronchi. Con tre tentativi, tre asce, si deve cercare di beccare il centro del cerchio costruito su un tronco. Ovviamente c'è un prerequisito. La forza fisica. Immaginatevi un tiro con l'arco, ma semplificato lo strumento che però diventa più pesante. Il nuoto è il metodo con cui gli esseri umani si muovono nell'acqua. Il nuoto è una popolare attività ricreativa, in special modo nei paesi caldi e in aree dotate di corsi d'acqua naturali. È anche uno sport competitivo, e porta diversi benefici per la salute. L'assenza di carichi e di pressioni elevate previene i danni alle ossa e alle articolazioni. La resistenza opposta dall'acqua al movimento costringe i muscoli a un maggiore impegno, permettendo di ottenere un miglior tono muscolare. Questo sport è involontariamente conosciuto fin dalla preistoria. Questa puntata è finita. Dato che stiamo per sforare e tra un po' ci sfumano, vorrei salutarvi tutti, belli e brutti, e darvi appuntamento a domani sera con il canto. Arrivederci.